A conclusione di questo evento denominato Zero Positivo in compagnia di Benedetto Della Vedova, gli chiediamo ovviamente com'è andato, però prima gli chiediamo il motivo del nome Zero Positivo. Il nome non l'ho inventato io, l'hanno inventato gli animatori di questa iniziativa. Non so come l'hanno scelto, so che è un nome bellissimo. Dà l'idea, lo zero positivo, il gruppo sanguigno universale, tra virgolette, dà l'idea che ripartiamo da zero ma abbiamo un sentimento positivo, responsabilmente positivo. Sappiamo che le cose possono andare meglio, sappiamo che per andare meglio bisogna avere tanta forza, tanto coraggio e soprattutto tanta passione per il cambiamento. Benedetto, c'è stata una buona partecipazione, mi sembra, e moltissimi interventi, immagino. Ecco, il tenore di questi interventi, come ti è sembrato? Ci sono stati degli spunti positivi? La partecipazione è stata straordinaria. Io, se devo dare un filo conduttore, è l'idea di gente che vuole costruire, no? Ci sono i formattatori, gli azzeratori, i rottamatori, qui c'è gente che vuole costruire, vuole partecipare a un cantiere di costruzione libera in cui ognuno possa mettere la propria abilità, il proprio talento e non essere ingabbiato nelle gerarchie. Un'ultima domanda, Benedetto, è in questo caso, diciamo, il termine futuristico pensare a sviluppi di un gruppo, di un movimento, di un partito? Insomma, siamo quasi in fase preelettorale, c'è qualcosa che si smuove in quest'Italia? Ma c'è bisogno di costruire e c'è bisogno di portare mattoni a una costruzione, quindi io credo che lo spirito debba essere quello di unire energie positive. E credo che anche da zero positivo questo deve essere il messaggio: continuare a lavorare per unire e per costruire. Ringraziamo Benedetto Della Vedova e gli diamo appuntamento su liberi.tv per questa e tutte le altre interviste che abbiamo fatto a questo evento. Grazie ancora.